Benessere farmi questa passeggiata attraverso Central Park. Sto andando a fare un brunch questa mattina, oggi è lunedì se non sbaglio. Sono tornato nell'Upper West Side, nella mia vecchia casa. Dopo ne parliamo, vi faccio fare un giro veloce per chi magari se l'è persa la scorsa volta, ma comunque c'è il video vecchio dove ve la mostro bene, perché sono rimasto in contatto con la proprietaria e ci siamo sentiti. Mi ha fatto un buon prezzo. I prezzi a New York sono saliti ancora, almeno da quello che ho visto sugli Airbnb. Trovavo robe da $4,000 in su, lei mi ha fatto $2,500, quindi al mese. Però è molto in linea con i prezzi degli affitti di New York, in particolare nell'Upper West Side. Un appartamento così costa molto di più. Direi che mi ritengo fortunato. Ci sono ancora i Covid test in città. Qua ci sono un sacco di truck per il cibo, ma io appunto sto andando a fare questo brunch oggi. Poi devo lavorare un po' in realtà e organizzarmi un po' di cose da fare in questi giorni, perché non ho ancora avuto il tempo di programmare bene tutto ed è abbastanza importante farlo bene. Ma prima, lo so che me lo state già chiedendo tutti nei commenti, quindi con chi vado a fare brunch se non... Are you vlogging? What's up? Bro. How you doing? How are you, man? Long time no see. How long ago? 3 months, right? Yeah. Hi, guys. Check it. Amy's back. I'm back. How you been? What have you been up to, Abe? Bro, okay, so my life is kind of very cool now. So I have a new job, right? Trying to get better at the things that I'm doing now. So editing a lot? Editing a lot. I'm now like more like video producer. So okay. I edit, script, like... Oh, so I can write like down here, Abe, video producer. Oh yeah, yeah, and also creative director. Oh, okay. So I have a lot of titles now. Okay. How about your YouTube channel? Oh shit. I upload once a year. Yeah. Cool. That's not good. What do you mean that's not good? We'll figure it out. Okay. Now, wait, listen to me. Like, now you are here, right? So. Yeah. I think I'm gonna make one more. Okay, so every time I came down, yes, you make a video. Yes, yes, yes. Okay. That cool. Can work. Because you inspire me every day to make content. Wow. Chips and questi sono fried pickle, quindi cetrioli fritti con la salsa all'abanero. You don't like pickles? I don't like pickles. But you can try one. I mean, it's fried. Everything fried is cool. Okay, cool. Let's do it. It's not that bad. It doesn't taste like pickle. Because it's fried. Vediamo. Questo dovrebbe essere anche piccante. You're right. It doesn't taste like pickles. See? I told you. Well, it's very good. He met Piero. Yeah, two times now. It was like very cool moment. You're like a fan now. Questo è con i funghi ed è vegetariano, l'Impossible Burger. E ti chiedono anche la cottura. Quindi se lo vuoi cotto esattamente come la carne, medio, oppure, insomma, puoi fare tutte le scelte del caso. Buon appetito. Buon appetito. Did you learn Italian? I gave up. That's bad. That's so bad, I know. No one practiced with me. That's the thing. Yeah, that's true. Yeah. I remember, I think. What is you say? Io? Io? Me? Mangia? Mangio? Mangio burger. Yeah. Sì. Io mangio l'hamburger. L'hamburger. Oh. Right. I never said. He still hates burgers with... Bro, this is the best thing okay, ever. Okay, you know what? I'm gonna try. Sì? I feel bad about this, but I'm gonna try anyway. Okay. The burger is very good. Ora credo recupereremo un caffè o un chai latte e poi andiamo a lavorare in un posto di co-working che ha scoperto Abe. Let's go to Starbucks! Tra l'altro, mentre andiamo da Starbucks, mi diceva Abe che qua a New York non servono più le mascherine tranne che nella metropolitana, nei negozi, nei locali, basta, hanno da qualche settimana smesso di usarle. Ovviamente se vuoi ancora usarle le puoi usare, però insomma. E mi fa molto strano questa cosa, cioè sono all'interno con... non so, è strano. Vediamo sto co-working space a New York. Questa foto è fighissima, è sempre lo stesso tizio. E poi c'è una sola donna che è qua su. Assurdo. Wow.
Sono bushi. È un coworking in cui hanno caffè gratis, snack, robe, poi posti dove lavorare. È figo come concept, però costa $450 al mese, che secondo me è un po' esagerato. Ci fosse 100, 150. Ovviamente hanno diverse spot nella città, diversi posti in cui puoi andare e anche in altre città americane, quindi è interessante se ti muovi tanto. Però a Eba hanno regalato 3 mesi gratis. Il posto è molto figo comunque, si può lavorare in tranquillità. Co-working. Che scena da film è il padre e il figlio che giocano a baseball nel parco. Fichissimo. Tra l'altro ci sono tutti ciliegi in fiore, super belli. Mentre il resto di Central Park è ancora abbastanza spoglio al momento. Sono tornato in uno dei miei luoghi preferiti dove osservare la città. Immaginate tra un po' di tempo quando sarà tutto fiorito, vedete che stanno cominciando a nascere le foglie, ci sono i ciliegi in fiore, immaginatevi che spettacolo sarà, ma lo vedremo. Comunque sì, questo è uno dei miei posti preferiti da cui osservare la città. Mi sei veramente mancata, New York, ancora non ho ben realizzato di essere qua, poi non so se notate la mia faccia, sono molto stanco per via del fuso, sono un po' sballato, però mi fa sempre veramente un effetto incredibile questa città. Ora credo che andremo a recuperarci della cena, right? Dinner? Yes. Where? I have no idea, we'll see. Abe's not the same. I know. Once it was always like, I got a place. Now it's like, I don't know where should go. Give me a break, okay? Io amo un sacco la cucina indiana. Infatti sono curioso, prenderemo un po' di roba mista e la condividiamo. Yogurt al mango è un drink indiano che è ottimo da mangiare con la roba molto speziata, immagino. Ora lo assaggiamo, vediamo un po' com'è. Oh wow, I really like it. I don't know why it's orange, because mango is like yellow, but... Chicken tikka masala, naan all'aglio. Questa è l'eggplant, la melanzana, sempre piccante col curry. E poi il riso. Il naan è molto buono. Molto quello. Yeah. Vediamo quanto è piccante. Vuoi il piccante? No. Sì? Sapete di cosa sa? Sa esattamente di fruttolo. E quel gusto lì. Pazzesco. Ah, me ne sto svanando a casa. Tutte quelle allusioni a una fonte importante vicina a Isilente. Mi sto ascoltando su Audible il Harry Potter e i Doni della Morte. Devo dire che sono parecchio stanco, sto sentendo tanto il fuso a sto giro, non so esattamente il perché, però sono le 8 di sera e ho un sonno incredibile. Ora devo ancora montare il video, comunque preferisco questo jet lag piuttosto che quello al contrario quando alla sera non hai sonno. Preferisco essere stanco e tirare avanti. Comunque ci vorrà qualche giorno, mi vedrete per qualche giorno un po' più devastato in faccia. O più stanco in generale, meno attivo, ma semplicemente perché l'altra volta col Messico si notava meno perché essendo in spiaggia, tranquillo. E ci sono anche delle dinamiche interessanti rispetto al tornare in un posto dove sei già stato, che rendono il tutto interessante da diversi punti di vista, ma non necessariamente in senso positivo. Ma li affronteremo man mano nel corso di questo periodo. Ah, la casa è la solita, che conoscete già. I quadri qua davanti non ci sono più, li hanno spostati laggiù e in realtà hanno ripulito un po' tutto. Qua c'è la scrivania, in questo punto hanno messo dei vinili. Le immagini sono tutte e tre molto belle. Il buon vecchio piano, che mi è mancato tantissimo, devo comprarmi un piano. Poi c'è la zona armadio laggiù, letto come al solito là in cima, la scala assassina, che ormai conosciamo molto bene. Spero non faccia vittime a sto giro. Qua abbiamo il bagno, come al solito, vasca e doccia, e la nostra cucina, macchinetta del caffè, microonde, insomma, la solita roba. Va bene, ci rivediamo direi domani. È uscito anche un video sul secondo canale, quello dei parchi divertimento, tra l'altro, quindi se volete dargli un'occhiata. È il video di Movieland. Ah, auguratemi un buon lavoro.